Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù parlò dicendo: «Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che chiudete il regno dei cieli davanti alla gente. Di fatto non entrate voi e non lasciate entrare nemmeno quelli che vogliono entrare. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che percorrete il mare e la terra per fare un solo proselito, e quando lo è divenuto, lo rendete degno della Geenna due volte più di voi. Guai a voi, guide cieche, che dite: se uno giura per il Tempio, non conta nulla. Se invece uno giura per l'oro del Tempio, resta obbligato. Stolti e ciechi, che cosa è più grande? L'oro o il Tempio che rende sacro l'oro?» L'ipocrita è capace di uccidere una comunità. Chiediamo al Signore che ci custodisca per non cadere questo vizio dell'ipocrisia, nel truccarci l'atteggiamento, ma con cattive intenzioni. Che il Signore ci dia questa grazia. Signore, che io mai sia ipocrita, che seppa dire la verità e, se non posso dirla, stare zitto. Ma mai, mai un'ipocrisia.